Bentornati cari amici di West Magazine. Allora, stasera c'è il Monster e Marina che si combattono fino alla morte a Soul Calibur 6. All'ultimo sangue! Gioco fichissimo che abbiamo appena comprato ed è bellissimo. Quindi, bando alle ciance e via con lo scontro! Sì! Allora, Taki contro Casuale. Chi ha preso Casuale? Io prendo sempre Casuale, allora, perché sono... Prendo sempre Casuale perché si sente fighissimo. Ma vediamo cosa succederà. Ok, quindi Monster e Ivy è una buona partenza. Anche una 5. Attenzione. Un recupero da parte di Marina. Ah, che culo! Oh, scusate, è la fuga. Lo mettiamo qua. Allora, praticamente Marina è fortissima, è la nuova scoperta dell'anno. Il monster invece sta facendo schifo. Beh, no, schifo no. Schifo sì, guarda, ti perdi sempre. Allora, vediamo. Vedi che io non sono tardi. Lo so che non sei tardi. Ma intanto hai perso il primo round. Allora, vediamo che si inventa adesso. Il monster tenta di fare una presa da 2 km di distanza, ma non ce la fa. Ah, attenzione! Si attacca pronto, quindi già! Pari! Attenzione! Svolta, vince Marina! E stai giù. La super mossa! Guarda! Chiappe! Sempre finali al cardiopalma con pochissima vita da parte di entrambi i giocatori. sei storia, aspetta, io ho 2 di super mosse da fare. Però non le fai. E non so come si fa. Vergognati! Guarda, scoperto una mossa. Attenzione che stavolta il monster sta impegnando. Sono il meglio di sé, ma Maria riesce sempre ad infrangere le difese del mondo. Attenzione, questa è bellissima. Una per il monster. Sì, perché si arriva sempre all'ultimo round pari, che è ancora più avvincente. Perché mi sono parato? No, perché mi sono parato, non mi colpito. Insomma, un po' di background a quella storia. È giusto. Allora, il monster è un molto giocatore di Soul Calibur fin dal primo Soul Calibur. Sul Dreamcast. Il monster, signori! Il monster, amici! Marina, sei distratto un attimo. Devo essere sincero, non conosco il tuo gioco. Il massimo che ho fatto è stato giocare a Tekken soltanto con Nina, perché essendo femmina il mio amico mi faceva giocare più con lei. Ok, allora è molto interessante vedere che ci sono sacche di trasmissioni ancora oggi. Diciamo, ti è piaciuta questa? Il monster intanto sta cercando. Ecco, mentre si stavano distraendo, calcio in faccia. Il monster ha notevolmente migliorato la sua performance. Senza fare super mosse. Però attenzione, siamo 3-2 per il monster. Però Marina rimonta. Attenzione. No! Perché Marina stavolta ha imbroccato la super mossa. Solo quella la può salvare, se solo bisogna superare la super mossa. Torniamo di nuovo in una situazione tesissima, non si sa chi vincerà in effetti. Marina non mi deludere. Guarda, attenzione! No! Attenzione. No! Sì! È fantastico! 3-3! Come sempre si arriva in parità alla fine. Guarda, c'è tensione. Attenzione. Il monster si pala.
Marina riesce a... Ah, di nuovo! Una super... Oh no, non è entrata, peccato. Fantastico. Attenzione, questa è la parte del posto. Guarda, guarda, guarda come finisce! Guarda! Ah! Ha vinto Marina, incredibile! Devi imparare per me. Agli ultimi secondi. Ehi, questa è stata fantastica. Beh, questa è stata carica di culo. C'è una suspense. Ma soprattutto carica di culo da parte di Marina. Sì. Posso, devi finire con questa storia di culo. No, perché semplicemente... Se io gioco da 5-6 partite. Sì, sì. Allora, Marina è una... Questa è la prima volta che gioco sul calcio. In teoria Marina sarebbe una nappa, quindi Monster, tu fai schifo. Guarda anche... E basta con sta schifezza. Beh, hai premuto B. Ha premuto B. Questa è la mia professionalità, la mia esperienza nel gioco. Quindi adesso il conteggio delle vittorie e delle sconfitte riparte da zero. Quindi... Era qua, ricordo. No, Hai messo B. Siamo qui di quadratura. Ma non so. È tutto molto fumoso. Pianura erbosa, bosco maledetto, piedi di luna, pietra del corso. Questo? No. Sopra di mezzo c'è la mia vita. Ok, allora, questa è la rivincita. Bello. Oh, grazie. La rivincita. Ah. No, che schifo, molto! Marina prende Shangua, che è un suo grande cavallo di battaglia. Guarda che Marina è fortissima con Shangua. Vedremo. Non so già come Voldo è un gran bastardone, infatti è sfuggente con questa storia di... Guarda, vincente! Il mostro comincia a fare la stessa verdosa mossa a ripetizione. Poi dice agli altri che è un comportamento sleale, però attenzione, perché se Marina vince questa, no, perché... Però guardate, cioè, con quanto si arriva alla fine, sono sempre scontri super avvincenti. Marina, Shangua, non puoi deludere con Shangua. Infatti, non deludere. Anche se Voldo è bastardoso. Attenzione, scontro finale. E questa la vince Marina. Bella. Attenzione. Ah, parata in fanto di Marina. E vince. Guarda che c'è una tecnica che io non so come sia possibile che lo faccia senza essere un'esperta di Soul Calibur, ma ce la fa! Guarda come fa! È bravissima! Non si ha qua in battaglia, guarda, gli ha fatto fuoco! Ma! Sì! Sputtanamento per il monster! Anche lui! Senza esclusione di colpi! E di nuovo chi vincerà non si sa! La rapidità di Xiangua! Ancora una volta, sì! È fantastico! E lo fa di nuovo! Di nuovo era capito come si fa la super mossa! Di nuovo sì! Non lo ferma più nessuno! Ah, perché ogni personaggio... Sì. Ho capito! Bisogna studiarsi da qui! Attenzione! Quella mossa di Xiangua è micidiale. Lo fa anche lei? No! Si è parato. La vedo dura per Xiangua, a meno che non faccia un recupero di quelli spettacolari che ci fanno sognare. No, non ce la fa, ma non ce la fa. Però siamo di nuovo 2-2. Battaglia numero 5. Un po' di lisci da tutte e due le parti. Attenzione! Molto bilanciato come al solito questo scontro. Molto continua.
continua a saltellare con un ebete a destra e a sinistra, ma Marina riesce a conservare la sua dignità e continua ad assestare colpi poderosi. Chi vincerà? Chi vincerà? Guarda, guarda come testa la situazione, e vince, vince Marina di nuovo! No, ho vinto io! No, ha vinto, sì. Ragazzi! Vinto in volta! È così avvincente, non si capisce che ci vuole il photo finish! Ottima partenza di Marina, ma Volto recupera la grande, però la presa che è bella questa, attenzione, questa è stata tosta, però Marina ha dominato questa battaglia e come sempre si arriva allo scontro finale. Si parte con la super cosa a vuoto di Volto, Marina invece attacca alla grande e ce la fa, lo fa, no, peccato, sarebbe stato una mossa aerea, no. bella questa, dai, che sta succedendo, parata, ma colpo basso di Marina che vince alla grande, attenzione perché è tesissimo, vince di nuovo Marina, siamo 2-0, perché Volto fa schifo, tu fai schifo, Volto ha sempre fatto schifo, e allora perché scegli casuale, se sei una pussy scegli quello che vuoi scegliere, scegli Aswell, e va bene, sceglierò Aswell, ho battuto bene perché te lo avevo Aswell, Marina è fortissima, no per me Aswell, no Aswell non è fatto, Aswell contro Shangua. Mosa, la vuoi finire? Anche se in realtà il mio più potente è allora Aswell parte benissimo, non c'è niente da dire, però niente per Shangua, rimonta chiaramente. Aswell è un bastardone che è molto rapido, tutti quegli effetti di luce confondono, però Shangua stava facendo un recupero totale, vabbè, per questa volta così vediamo il prossimo round. Ah, ottimo inizio di partita con super mossa che prende e la mette in una posizione di vantaggio. Aswell si è un po' indebolito, ma non può nulla contro la velocità e i riflessi. Marina che vince da grande. Uno pari, come Antonio. Sono bilanciatissimi, sono super avvincenti. Ma in un attimo di respiro questa mossa di Aswell. Attenzione, vince Aswell questo scontro. Però non c'è perdita. Stavolta il monster è il chiaro vincitore di questo scontro, siamo 2-1 per il monster, riuscirà a vincere un incontro completo? Non si sa. E io voglio vincere di quelli che si cadono. Marina sta avendo un attimo di esitazione, ma recupera. Ah, peccato, era fuori in aria. Mi sa che questa è nuovo per il monster, a meno di un super recupero di Marina, può sempre succedere. E vabbè, c'è il monster, questa volta con Aswell che effettivamente nelle corde del monster. Guardia reattiva. Attenzione, bella contromossa, questa è stata veramente forte. Parata
ricordiamo il fatto della supermossa, eh? Ci sta. Però alla fine di entrata la supermossa, il monster si droga per compensare. Da notare che io non conosco la supermossa di altro, perché potrei fare i due. Troppo rischioso, troppa tensione. Il monster vince portato via 2-1 per ora, no, 2-1 perché si è cancellato il... Ehi, adesso dovete fare uno dove si cade. E io prendo il mio cavallo di battaglia. Il monster prende il cavallo di battaglia, Sofitia, e Marina si mantiene con... No, cambia, con Taki. Taki è fortissima. Stavolta però parte il ring dove si può cadere fuori dal ring. Casuale o proprio quello dove si cade uno? No, ma è proprio quello dove si cade, perché voglio vedere come te la capi in questa circostanza. Perché diciamo, c'hai il cavallo di battaglia, però ti devi cimentare nel ring ostico. Questo è il fatto. Vabbè, l'ultima è poi. Allora, vediamo. Questo si preannuncia uno scontro super figo. No! Marina è caduta prima del monster. Ma chi fa a tempo, non chi sta a cadere. Dipende chi cade prima, cioè chi va prima sotto il livello del ring. Comunque la velocità di Taki nelle mani di Marina è spaventosa. No! Sì! Uno pari! Il monster odia essere spinto fuori dal ring. Attenzione, il monster si è... La coda era del giusto che lo muove, però. Però Taki ti lascia tempo. Attenzione! Attenzione! No! No, porca miseria, di nuovo lo stesso errore di Marina! Marina aggressivissima, no! Adesso Maria si concentra. Il favore di Sofia, però attenzione, Maria toglie il tubo. Recupera. Sì! È stato toccato, puntato fuori dal ring il monster. Bella, 3-2 per il monster. Taki, un avversario insidioso. Attenzione. Bella questa. Per Sofitia. Attenzione. Oh! E vince il monster. Il monster. Siamo a registrare prima. Ok, allora. Diciamo che questa è finita pari. Perché siete 2-2 in teoria, no? Devi fare lo spareggio? Eh no, a Marina c'è il coso. Va bene. Allora... tempi di recupero, finiamo qui per stasera, un saluto dal monster e Marina che si divertono un sacco e poi comunque ne faremo un altro. Si può dire Codroy poi? È semplicemente il nome di una città. Una città che si trova in Veneto, mi pare. Codroy po' a tutti! Ciao ragazzi! Ciao!